Ascoli Lazio, è stato uno 0-0 che va dalla salvezza per entrambe le squadre e che giustifica perciò l'esplosione finale della gioia dei tifosi ascolani. Con questo sono 13 i campionati di Serie A per la formazione del presidente Rozzi. Anche lui alla fine è portato in trionfo dai sostenitori bianconeri. Grande festa sicuramente anche in casa laziale. Per la formazione biancoazzurra a correre ancora qualche rischio dal momento che la sua permanenza in A era legata al risultato di altre partite, soprattutto di quella tra Lecce e Torino. Ma dalla Puglia sono giunte subito buone notizie sia per i laziali sia per gli ascolani, per cui per le due squadre impegnate al Del Duca e per l'arbitro Delia di Salerno si è trattato più che altro di una formalità. Sia chiaro, la salvezza è strameritata, per la Lazio per quanto di buono aveva fatto nella prima parte del campionato, per l'Ascoli per l'esaltante girone di ritorno. Come era facile prevedere, la partita non ha detto nulla di interessante sul piano agonistico, anche se vanno segnalati alcuni spunti che hanno destato un qualche interesse tra il pubblico. Al 14esimo, su cross di Dell'Oglio, gran botta di Aslanovic che Fiori riesce a mandare in angolo. Un minuto dopo lo jugoslavo si ripete, ma stavolta è il terzino Monti a neutralizzare. La Lazio replica con Ruben Sosa che dalla lunga distanza impegna Pazzaglia. Al 27esimo è Giordano a trovarsi a tu per tu con Fiori, ma il portiere della Lazio è bravo a deviare il pallonetto dell'ex. Al 38esimo ci prova Cvetovic, ma l'attento Fiori non si fa sorprendere. Replica Muro da lontano e Pazzagli, anche per lasciare un buon ricordo ai tifosi ascolani, prima di prendere la strada di Milano, vola a bloccare.